Oddio, sembra che ho il dente spezzato. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buongiorno! C'è una roba ammalata! È mercoledì, no, è giovedì oggi. Giovedì. Giovedì il 31. Si è presa tipo un virus. Ma perché oggi non sta a fuoco sta roba? Comunque, sono truccata per metà perché il viso non lo sto truccando. Tanto poi adesso mi metto lo sciarpone per uscire, quindi non mi interessa che si vedano sti cosi. Ma chi se ne frega poi? Vabbè, stiamo andando a fare la spesa. Mamma mia, che faccia. Comunque sembri tipo nonna Belarda. Oh, ho messo su tipo 16 maglioni. Non volevo neanche uscire di casa. Vabbè, tanto adesso andiamo a fare la spesa per stasera perché facciamo il capodanno together. Yeah. Beh, alla fine stiamo andando noi da mia mamma. Io non posso vedere con la telecamera. Guardami, cioè, io sembro tipo Bigfoot. Cazzo, fa Però freddo, cioè, non capirino è che è Clara, estate. quindi È figo. già è Che un tra l'altro altro l'ho usato tipo di. anche io nel Sì. lookbook. L'ho rubato. Oh, guardate, guardate. Guardate che bel cielo dietro di. Behind us. Meno male che sono fuori mentre sbadigli. Niente, io ho messo questa giacchetta nuova che arriva da Shinsight, è l'unica cosa carina insieme a questa qua sotto che ho a quadri. Perché ho ordinato un terzo pezzo, dopo ve lo faccio vedere, che è orribile, non c'è parole per definirlo perché sembra tipo un enorme plaid. No, è una roba. Sembra quei plaid con le maniche. Ovviamente vi portiamo con noi a fare la spesa, perché sennò questo vlog rimane vuoto, ho detto che non ho ripreso 3 giorni. Oh, fagli un po' diversi. Dai, metti il culo caldo. No, scherzo, scherzo. Ma va. Cioè, me l'ha messa a 5, ma mi frigge il culo. Ma è grotto, ti conviene Sì. tenerla. Io ho messo il lip suede di NYX, ma l'ho messo malissimo, quindi mi sa che me lo toglierò. L'ho messo veramente male. Poi col fatto che non ho il viso truccato, non mi piace vedermi le labbra truccate col viso struccato. Non so neanche perché li ho messo, perché l'ho messo, però Io vabbè. tenterò di truccarmi stasera. Sì, stasera gli ho detto ti devi fare super power, visto che non ti tocchi mai. Ma ti devo truccare io? Ma no, ci provo. Io me lo sento così. Se ti trucchi a Capodanno, ti trucchi tutto l'anno. Sì, una roba di quelle complicate con tutti i nomi del cavolo che ci avete voi, Esatto, ti fai strano. una cut crease. Ecco che non so neanche cosa sia. Guardate i fiori che hai in macchina, la Roby, che belli. Ah, Prima tra avevi l'altro, altri. prima stavi raccontando degli aneddoti. Io vado dritto qua. Sì, vai dritta. Io ho scoperto, cioè in realtà l'ha scoperto Daniele guardando un programma televisivo in cui faceva vedere le robe più stupide che sono state messe all'interno di macchine o comunque mezzi di trasporto, dai treni alle barche. E tipo al quinto posto c'era il vaso della mia macchina. Oh, ma che fighissimo, una bellissima idea. Sembra tipo che sei sopra il green screen, che in realtà non stai guidando, ma è un Sì, fotomontaggio. dovevi fare tipo la signora in giallo. Tutto che si muove è io che guido il nulla. Siamo arrivate all'S Lunga. Diciamo l'ascensare. Mia mamma in teoria dovrebbe essere qua al bar. Dov'è? Dovrebbe essere dentro. Io non la vedo. Mamma. Ciao. Ciao. Ciao, io ho finito di lavorare e adesso siamo qua a fare la stagiccia. Esatto. E adesso prendiamo 4 cose. Proprio 4, eh? Proprio quattro. Prendiamo intanto il carrellino. Sì, prendiamo il carrello, sì. E niente, noi facciamo la spesa. Mi sa che non si può riprendere, vero? Situazione attuale. Intanto mamma si toglie le lenti. Cioè, come se fosse casa sua. Oh, Roby, sei triste. Vieni, andiamo a prendere il cioccolato. Adesso andiamo a prendere il cioccolato perché dobbiamo, intanto mamma ci raggiungerà dopo. Per il dolce, io ho pensato di fare un dolce particolare, molto semplice. E, cioè, particolare e molto semplice, non ha senso. Queste due parole insieme fanno a pugni. Sono tornata a casa, ho mandato la Roberta a casa perché stava veramente male. Almeno si prende una tachipirina per stasera e è messa meglio di come era adesso, poverina. E io niente, ho già messo su il brodo per il. Cioè, ho messo sull'acqua per il brodo, per il bollito. E che quello servirà appunto poi per il risotto che facciamo, il risotto taleggio e radicchio, che
che farà poi Andrea. E qua invece adesso ho tagliato le carote, sto tagliando i cavolini di Bruxelles che li sto incidendo e sto togliendo, appunto, li sto pulendo. E ho messo un po' di cose via in frigo che mi serviranno dopo, perché inizierò poi a preparare già il dolce, parto già dal dolce. E adesso continuo a cucinare, a preparare tutto, e preparo anche le tartine, che ho preso tutte queste cose qua. Solitamente mi diverto a fare Yves Lavan, però questa volta non c'era tempo e quindi ho preso già i cosi fatti e faccio io poi l'interno, tutto quanto. Poi se riesco vi riprendo e vi faccio vedere come preparo tutto. Dolce e poi vai di secondo, primo, insalata, ma deve essere fighissimo. Ovviamente Gloria deve riprendere. Possiamo mangiare. Sha. Dici che cos'è? Che cos'è? Petto d'anatra con glassa balsamica e crudo. È crudo al forno, è diventato tipo croccantissimo. We rock. Petto d'anatra. Ma chi è che c'è qui? Non si fa vedere. Ma è tutto sfocato. Non vedo camera di me. Io sto bene. Sì, adesso sta bene. Sei molto colorita. Chiamasi tacchipierina. E chiamasi anche trucco. Se casca bene. Allora, facciamo vedere. Wow, sexy. Cioè, dai, è sexy, no? È carino. Vabbè, però è figo, no? Fa vedere come doveva essere. Vedi? Devo ruotare le immagini. Sì. Vedi, è questo sexy. E questo è il dietro. Lo zoom è automatico. Che ha fatto vedere come mettere questo qua vero. Girati. Sì, è lui. Okay. Okay. Lei a me non mi vuole, anche se sono così. Ma è lui. Lo mettono così. È lui. Gli americani lo mettono così. Glo. Mi piace. È orribile. È orribile. Dual survival. Come faccio a... Le forze speciali. Non vuole, sta bene. Questo è mio. Questo è tuo. Sono delle pacche. E vanno pazzi. 800 strati di cose. Ma però è strabello. E il primo sarai tu. Sì, giallo. Pronto al cagotto? Chi caga a Capodanno caga tutto l'anno. Questo dolce verrà ricordato solo ed esclusivamente perché è strabello. Eccolo qua, è Natale. Ma questo è il mio? Posso? Solo io non posso mangiare. Mamma, mangiamo. Questo è tuo Erco. No, vabbè, ragazzi, come hai detto, c'è la pizza. Secondo me dovresti infilare giù. La mia idea era quella di... Design. Ma non io la voglio infilare nel dolce. Io la voglio infilare nel dolce. Cioè, è più grosso del dolce. Così. Ma non si infila. No! Così. Così, l'idea era quella. Ragazzi, finger food. Buon anno. Mancano 18 minuti, no, meno di 18 minuti. Stiamo andando in mansarda perché ci sono i botti. Eccoci qua. E almeno da qua vediamo i botti, perché c'è gente che li riesce a sparare, non so quanto vediate. Oh, io dico merda, eh. Sì, sì, di là. Quello lì. È già mezzanotte. Mi sa che forse sì. Guardate l'ora. Sì, mezzanotte. Merda. Auguri! Auguri da Pac-Man! Ti rivendo le borfe! Ti le pago le
Borfe? Ti piace la Louis Vuitton di Borfe? La Prada di Borfe? Dai, io sono una fan. Naso di Borfe? Ah, le Borfe? Ma perché ci sono anch'io dentro? Dai, qui sono io, fai. Si va, vedi il mezzo. No, oh, vai, svezzo. Ti piacciono le borse? Sì, fanno. Sotto gli occhi c'ho le borse. Quando mi sveglio con le buongiorno, oggi è un altro giorno e domani si vedrà. No, vabbè, oggi è un altro giorno perché ieri non ho ripreso assolutamente una cippa di niente. Il motivo per cui non ho ripreso è perché sono stata tutto il pomeriggio a guardare Harry Potter, perché abbiamo guardato I Doni della Morte parte seconda. Avendo il Blu-ray, il DVD Blu-ray e 3D, di là da mamma non si vedeva. Siccome di qua da me siamo scomodi, siamo praticamente tutti stretti perché ho un solo divano da qualche mese a questa parte, e quindi siamo rimasti di là a guardarlo. Ho dovuto noleggiarlo su iTunes, che tra l'altro era la prima volta che lo noleggiavo perché non avevo mai noleggiato niente e mi sono trovata veramente bene, quindi top. E credo di noleggiare altri film perché primo si vedono da Dio, poi collevi il cavo HDMI dal computer alla tele e top, che ve lo dico a fa. Quindi veramente siamo stati tutto il pomeriggio, a parte che ho lasciato scaricare il film e quindi mentre lo facevo scaricare ho cazzeggiato su internet, niente di che. E poi una volta scaricato mi sono messa appunto a guardarlo insieme a tutti quanti. Allora, ho acceso le lucine qua in camera, perché la cameretta è l'altra, come vedete. Devo girare il video per lunedì e mercoledì. Oddio, in realtà stavo morendo, però vabbè. Volevo pubblicare il video della postazione make-up perché me l'avete chiesto in tantissimi, quindi dovrei girarla tipo in questi giorni. Vi giuro, sono apatica, sono tristissima. Adesso mi trucco perché sono veramente horrible. Poi non mi sto toccando la faccia, non sto facendo né skincare né niente. Ho solo queste macchie rosse che sono semplicemente cicatrici. E infatti se non avessi queste macchie rosse la mia pelle in realtà sarebbe senza brufoli. Cioè, io non ho brufoli adesso. Ne ho forse uno qua. Cioè, ho tutta la pelle piatta, quindi sono solo cicatrici rosse. E la cosa mi fa veramente incazzare perché tipo ieri ho visto i miei video vecchi, ieri sera, ieri notte non riuscivo a dormire. Ho visto i miei video vecchi di qualche mese fa, già neanche tanto, già 6 mesi fa, quando prendevo ancora la pillola e avevo la pelle perfetta. Io adesso riprendo la mia vita in mano. Nevica e ve lo faccio vedere perché ci tengo, la neve è bella. Ok, non si vede niente, vi assicuro che sta nevicando, ragazze. Noi ci vediamo sabato prossimo per altri vlog, che sarebbero i weekly vlog. Vi mando un mega bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!